Terni perché ero già stato qui circa 12 anni fa a girare un altro film anni 40 e siccome Terni è sicuramente anche una città più facile di Roma, anche solo per svuotare una strada dalle macchine, e siccome poi comunque insomma la città ci ha molto aiutato nelle riprese, abbiamo deciso di venire qui, anche perché ci sono anche degli scorci, nonostante Terni sia stata molto bombardata, ancora interessanti dal punto di vista storico, insomma. Abbiamo deciso di raccontare un Manfredi che è sconosciuto, nel senso che una parte della vita che nessuno conosce, cioè da quando mio padre, molto giovane, era ricoverato a Roma al Forlanini, che era un sanatorio, malato di tubercolosi, e poi è uscito da lì miracolato, unico sopravvissuto della sua camerata, e da quell'esperienza poi lui ci fece un film per grazia ricevuta, a tutto il percorso che poi l'ha portato a diventare quello che poi è stato, cioè lui poi, ecco, costretto da mio nonno, si è iscritto a giurisprudenza, però di nascosto si è iscritto all'Accademia d'Arte Drammatica e quindi poi si è diplomato da Silvio De Mico e una volta anche presa la laurea ha iniziato il suo percorso non privo di difficoltà di attore, perché all'inizio andava a fare i provini di cinema, che era la sua grande passione, ma non lo prendevano mai. Dicevano che aveva una faccia troppo normale, da perdente. Noi arriviamo all'ottobre del 59, nel momento in cui lui diventa Nino Manfredi grazie a Canzonissima, cioè Nino arriva alla notorietà e al successo grazie alla Rai, alla televisione, perché videro degli sketch comici che lui faceva con Gianni Bonagura, gli proposero di fare un po' di televisione e siccome erano molto divertenti, alla fine gli arrivò l'occasione di fare Canzonissima, che poi diciamo lo lanciò e gli diede un'improvvisa grande popolarità. E il nostro film si conclude quando Nino diventa Nino Manfredi. Giulio Germano ha fatto un lavoro straordinario, devo dire, studiato mio padre al microscopio, e il risultato lo vedrete perché è veramente eccezionale. Era l'unico, secondo me, che poteva fare questa cosa, era l'unico che poteva interpretare mio padre, non mi sarei azzardato a farlo con un altro. Speriamo di fare una cosa nel rispetto di questo creatore, stiamo facendo di tutto per fare una cosa nel rispetto, per fare un omaggio, ecco, non una copia, una qualcosa di diverso anche rispetto alle varie biopic ai quali pure ho partecipato in altre occasioni. Questa è una cosa un po' diversa, fatta per scritta col figlio di Nino Manfredi, che fa anche la regia, per cui insomma speriamo che sia un omaggio particolare al suo, a quello che ci ha regalato, per non dimenticarlo, ecco, non per riprodurlo, ma per invogliare magari chi non lo conosce a riscoprire quello che ha fatto lui, insomma.